In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. Giorno dopo giorno girai per Calvi, finché la calura non mi spinse ad Urbino. Ma i giorni trascorsi nella cittadina ai piedi del Furlo furono i più deliziosi trascorsi nelle Marche. Inizia il conto alla rovescia per Cagli, pronta a vivere dall'8 al 14 aprile una settimana da capitale italiana della cultura all'interno del progetto 50x50 di Pesaro 2024. Così tanti gli eventi che non è bastata la presentazione alla pescheria per presentarli ed approfondirli tutti. 25 sono solo quelli in programma per la settimana, con un minimo di 3 eventi al giorno, mentre tanti altri si terranno durante tutto l'anno. Un coinvolgimento totale delle realtà del territorio ed un'opportunità che Cagli ha voluto cogliere al meglio. Finalmente è arrivato il nostro momento, ma noi stiamo vivendo questa bella avventura già da diverse settimane, insomma, perché abbiamo deciso di puntare molto, di affiancare Pesaro, insomma, per tutto, insomma, il più tempo possibile. Quindi questa settimana sarà il clou, con delle iniziative, chiaramente quelle più eclatanti, come una mostra. Mi piace ricordare la mostra di Giovanni Termini, tra virgolette voluta anche da una delle nostre industrie più importanti, quella della famiglia Cariaggi, l'anificio Cariaggi appunto, e che insomma ci ha così permesso di realizzare questo sogno, il tutto legato e che parte dal nostro torrione, quindi dalla nostra Torre Martignana che ci riporta a Eliseo Mattiaci, il grande Eliseo Cagliese, e al quale Giovanni Termini molto legato, insomma, ha dato vita a tutta questa, diciamo, è un po' il filo conduttore della settimana. Ma all'interno avremo tanto, sono fermamente convinto che nei mesi e negli anni a venire questa annata, questa, insomma, porterà tanto. Cagli è stato uno tra i primi comuni a rispondere in maniera positiva e totalmente, veramente dedita ad affiancare Pesaro in questa avventura. Il nostro programma è composto di 25 eventi, quindi proprio numericamente sono 25, il che significa che abbiamo una media di 3 eventi al giorno. Ma ecco, l'intento di questo incontro era più che altro riuscire a far capire con quanta passione e con quanta dedizione tutte le parti che hanno collaborato all'organizzazione del programma si siano proprio prestate per poterlo costruire. Quindi oggi noi volevamo trasmettere esclusivamente l'entusiasmo, la passione, che è anche quella che molto spesso attira i fruitori di un evento culturale, e cioè la passione con la quale questo evento viene presentato.
Quindi Cagli sarà fatto di passione e, come ha annunciato il nostro direttore del teatro e curatore del Centro di Scultura Contemporanea, d'altra parte Cale significa proprio passionalità in qualche modo. E gli eventi sono almeno 3 al giorno, li potete trovare sulla pagina del Comune di Cagli, quindi sono esattamente proprio tutti descritti. Inizieremo lunedì mattina alle 9:30, scusatemi, con il benvenuto, grazie alla presenza anche di 60 studenti della secondaria di primo grado e 40 studenti della secondaria di secondo grado. Quindi i giovani apriranno questa settimana. Un programma molto articolato che sta su tutti i temi che dialogano con la natura e la cultura. Dal contemporaneo, con la mostra dei Giovanni Termini, che in realtà è anche un grande omaggio a Eliseo Mattiacci e ai luoghi di Cagli che assieme a Eliseo si sono vissuti per tantissimi anni, un grande coinvolgimento dei livelli scolastici, dei livelli formativi, un occhio contemporaneo ma anche alla storia, un grande focus su quello che è il paesaggio attraverso il trekking, attraverso la ricerca dei castelli nascosti. In generale il vivere l'essenza del fare arte e fare creatività da Cagli, quello che è stato nei secoli ma anche quello che è oggi, attraverso il teatro, attraverso i contemporanei, attraverso la letteratura, quindi veramente una grande opportunità di cultura che può diventare anche turismo culturale e soprattutto ora è una presa di consapevolezza anche del ruolo che Cagli può svolgere per tutto il territorio dal punto di vista artistico, con una luce in più in questo caso rispetto al tanto che già si fa con l'opportunità della capitale per poi sviluppare un programma che possa vivere con le sue gambe anche nei prossimi anni. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.